grande amico dell'Ucraina, Matteo Matteo. Innanzitutto vorrei darle il benvenuto con questo evento, in occasione di questo evento molto importante, la sua prima visita in Ucraina alla veste del Presidente del Consiglio italiano. Lei è per la prima volta nel nostro paese e mi auguro che la cooperazione politica bilaterale continui in modo dinamico, come ci siamo accordati più volte a Milano, a Bruxelles. Io gli ho dato la mia promessa di visitare una delle città più belle del mondo, Firenze, dove sono stato e chiamo molto. Mi ha fatto molto piacere sentire le sue parole positive, belle, stupide, le è piaciuto molto. Innanzitutto vorrei dire che sono molto soddisfatto di una conversazione amichevole, costruttiva, aperta, sincera. Mi è fatto molto piacere sentire dal primo ministro italiano le parole, sentire che l'Unione Europea è unita per quanto riguarda la difesa dell'integrità territoriale, la sovranità di presenza ucraina. E per quanto riguarda la Crimea, per quanto riguarda la situazione nel Donbass. Più volte abbiamo avuto la possibilità di verificare la ferma posizione italiana che ha assunto durante il Consiglio d'Europa e vorrei ringraziare in modo particolare a Matteo che in modo molto efficace ha assunto una posizione anche molto ferma durante il nostro Milano dove per la prima volta di fatto abbiamo avuto un dialogo diretto con il ministro della Russia per quanto riguarda per assumere le misure urgenti per la desolation della situazione a del nostro paese e fermare l'aggressione militare contro l'Ucraina. Durante i nostri incontri con Matteo abbiamo concentrato la nostra attenzione sulla necessità di adempiere in modo assoluto gli accordi di Minsk e la loro implementation assoluta. E questo riguarda innanzitutto il cessate il fuoco assoluto, costante e rigoroso. E ciò deve prevedendo un accesso completo del monitoraggio e dei controlli da parte della missione OSCE. Ho informato il signor Primo Ministro dei risultati dei nostri accordi in forma Normandia e ci siamo messi d'accordo su ogni posto pericoloso, dovremmo avere una missione veloce e inizio che spero questo processo possa iniziare quanto prima, incluso anche l'aeroporto di Donetsk dove i combattenti che sono stati sostenuti dalla Russia in modo particolare, speriamo che anche lì all'aeroporto avere un punto veloce. Prima l'OSCE non l'ho fatto perché si diceva che c'era poco pericoloso per la vita degli osservatori. In modo particolare abbiamo parlato delle sanzioni per continuare e allargarle. Abbiamo avuto la posizione molto chiara che se l'aggressione contro la Russia contro l'Ucraina non venisse fermata, le sanzioni andrebbero allargate. Abbiamo in modo particolare evidenziato il punto delle code di Minsk per quanto riguarda la liberazione di tutti gli ostaggi con il principio tutti contro tutti. Adesso sappiamo che per oltre 400 ostaggi, 190 per ostaggi abbiamo comunicato da parte di dove si trovano e aspettiamo gli adempimenti da parte loro per quanto riguarda questo punto. In modo particolare abbiamo parlato anche della questione di Nadia Savchenko. Come sa, ho rivolto una lettera al Presidente Putin richiedendo di liberare quanto prima Nadia Savchenko anche a causa della questione medica. E ho chiesto al primo ministro di sollevare con il presidente Putin questa questione e aiutarci a verificare questa questione molto sensibile e dolorosa.
una situazione, è molto importante anche la situazione, la visione umanitaria nel Donbass. Vorrei ringraziare l'Italia per l'assistenza per quanto riguarda gli aiuti umanitari. Abbiamo già ricevuto, abbiamo già, sappiamo, la decisione di diverse migliaia di centinaia di euro di aiuti umanitari da parte dell'Italia attraverso la Croce Rossa. Croce Rossa, e ci fa molto piacere che l'Italia ci aiuta con gli aiuti umanitari. E solamente chiesto, abbiamo avuto anche questa informazione per quanto riguarda la ratifica da parte del Parlamento italiano dell'accordo di associazione con l'UE, e aspettiamo quanto prima anche questa notizia positiva, e sono sicuro che sarà una tappa importante della nostra collaborazione. Con l'occasione vorrei sottolineare che ci siamo accordati che quanto prima faremo i passi molto importanti, non soltanto nel settore della sicurezza, ma anche per quanto riguarda lo sviluppo economico. Ho informato che stiamo assistendo gli investitori italiani anche per partecipare ai processi di privatizzazione. Ci siamo accordati di tenere la seduta del Consiglio italo-ucraino per la pressione economica, finanziaria e industriale, e vuol dire che le sedute non si sono tenute per 6 anni. Adesso abbiamo i casi responsabili, credo che quanto prima riusciremo a tenere la prossima seduta del Consiglio. E vorrei chiudere ringraziando gli italiani per il loro atteggiamento, non indifferente nei confronti dell'Ucraina. Mi ha fatto molto piacere sentire da parte del primo ministro italiano che l'Ucraina ha un sostegno, l'Ucraina ha un sostegno molto fermo, molto forte nella società italiana. In modo particolare vorrei ringraziare anche gli ucraini che vivono in Italia, sono centinaia di migliaia, sono milioni, loro partecipano alla vita sociale e politica italiana e aiuta molto l'Ucraina come volontari per aiutare le forze armate ucraine per assicurare la nostra integrità e sovranità. Voglio ancora ringraziare una volta, insieme molto coloroso, molto cordiale, il nostro dialogo è molto intensivo, regolare, e l'Ucraina, e le relazioni con l'Ucraina si trovano a livello molto alto. Matteo, ti ringrazio molto. Signor Presidente, caro Petro, grazie di cuore del tuo invito a visitare Kiev. Abbiamo detto scherzando fin dall'inizio che, trattandosi di una città gemellata con Firenze, lo dico per i giornalisti italiani, avevamo qualche problema con l'ambasciatore perché è di Pisa, però nessuno è perfetto. Ma la battuta scherzosa non toglie niente dell'importanza, della difficoltà, della gravità del momento che stiamo vivendo, che sta vivendo l'Ucraina e che insieme all'Ucraina e l'est Ucraina sta vivendo l'intera Europa. Questo non è un momento in cui sottovalutare i rischi, le difficoltà, i pericoli. Le donne e gli uomini combattenti che sono morti in questi mesi meritano tutti gli sforzi per procedere il più velocemente possibile nella direzione di una pace duratura e di una pace che sia stabile. Per questo trovo davvero importante il colloquio che abbiamo avuto con il presidente Poroshenko. La nostra visita qui testimonia la solidità e l'intensità del rapporto tra il governo ucraino e il governo italiano, e in particolar modo lo sforzo che tutti noi stiamo facendo perché gli accordi di Minsk, molto importanti, molto significativi, possano trovare piena efficacia e implementazione. Permettetemi di dire che tutta la mia riconoscenza e la mia amicizia, non soltanto nei confronti di Petro, ma anche di François e Angela, che hanno voluto con tenacia e determinazione lavorare sugli accordi di Minsk, i cui segni erano stati resi evidenti anche nella discussione precedente, prima la discussione di inizio settembre, poi il passaggio di Milano che il presidente Poroshenko ha ricordato,
e adesso appunto la necessità di monitorare il cessate il fuoco, di controllare le frontiere, di verificare i confini anche attraverso l'utilizzo di strumentazione tecnica innovativa. E lo dico ai giornalisti italiani, sottolineare l'importanza della missione OSCE, in cui l'Italia è il secondo gruppo come nazionalità delle donne e degli uomini chiamati a monitorare. 23 nostri connazionali lavorano in questo difficile compito, talvolta anche molto pericoloso, ma che è decisivo ai fini della pace. Per questo ho assicurato a Petro tutta la disponibilità, tutta l'amicizia, tutta la volontà del nostro paese di continuare a cooperare e collaborare. Ho ribadito al presidente Poroshenko, come abbiamo già avuto modo di dire ieri durante una conference call di cui abbiamo parlato con il presidente Obama, con il primo ministro Cameron, con la cancelliera Merkel, con il presidente Hollande, con il presidente Tusk, tutta la straordinaria rilevanza che ha nel dossier europeo la questione economica in Ucraina. Noi pensiamo che questo sia un paese molto bello, un paese molto ricco, un paese che deve tornare a crescere, e faremo di tutto con le nostre aziende, con le nostre imprese, con le nostre banche, che sono così forti anche in questa terra, per dare il massimo supporto possibile. La priorità della questione economica è sotto gli occhi di tutti, un paese che non soltanto vive la difficoltà della guerra, ma che ha necessità che l'Europa e tutti i partner diano attenzione alla situazione economica. Infine, e per questo abbiamo sottolineato anche l'importanza delle relazioni bilaterali, con tutta la possibilità e la disponibilità delle imprese italiane a fare la propria parte, offrendo tecnologia, expertise nei settori di interessi comuni, abbiamo dato la disponibilità a convocare la Commissione economica mista. Ricordate, da ben 6 anni non si riunisce l'organo deputato tra Italia e Ucraina per discutere di questi temi, che è molto molto importante. Naturalmente per noi è fondamentale che nel quadro dell'accordo di associazione il lavoro dei singoli parlamenti vada avanti per la ratifica, lo ricordava Poroshenko qualche istante fa, ed è altrettanto importante che nelle prossime settimane, in attesa del vertice di Riga del 21 di maggio, ci sia il massimo di collaborazione tra gli uffici sui dossier. Noi siamo in un momento in cui tutti noi vogliamo il rispetto della indipendenza e della sovranità dell'Ucraina, siamo totalmente impegnati e interessati a che torni la pace in questo pezzo straordinario della nostra Europa. Là dove non c'è la pace in Europa, la minaccia non è soltanto per i popoli collegati, ma è per tutti. La storia ci insegna questo. Laddove non c'è pace, l'Europa non fa fatica a vedere allargarsi il contagio. Allora, da questo punto di vista, vorrei sottolineare e evidenziare come tutti gli sforzi del nostro popolo a fianco della leadership saggia di Petro, convinti come siamo che anche grazie alla sua leadership e alla sua visione l'Ucraina farà le riforme di cui vi è grande necessità, riforme istituzionali ed economiche, e l'Italia parteciperà nelle forme opportune, le aziende italiane parteciperanno ai processi di privatizzazione cui oggi Petro ha fatto riferimento, ma voglio dire che grazie anche a questa leadership noi saremo nelle condizioni di far tornare a splendere la pace in Europa. E in quel momento, spero che sia il più veloce possibile, fino a quel momento l'attenzione sarà massima. Già da adesso spero che il prossimo incontro bilaterale a livelli di governo si possa tenere in Italia, dove vi accogliamo con grande gioia. La vostra è una città bellissima, io credo che vi sia necessità di
ritornare a gustare la bellezza di alcune zone del nostro continente. Noi faremo di tutto, caro Pedro, ti ringrazio per il tuo invito, sei naturalmente sempre il benvenuto in Italia e tra i tanti italiani che ci sono, ce ne sono anche alcuni calciatori che hanno fatto grande la storia del nostro paese, tra i tanti italiani che sono in Ucraina e tra i tanti ucraini che sono in Italia, credo che ci sia un sentimento di amicizia particolarmente importante da evidenziare, un valore comune, un desiderio anche di feeling culturale che io vorrei non sottovalutare in questo momento. E tu, che hai conosciuto la nostra terra molto prima di diventare Presidente della Repubblica, ne sei un perfetto testimone e ambasciatore. Quindi continuiamo a lavorare insieme, implementando il percorso di Minsk e facendo tutto ciò che è nelle nostre possibilità per tornare alla pace nel rispetto della sovranità e dell'integrità dell'Ucraina.